ha risposto alle domande, ha ricostruito la dinamica dei fatti, ha riferito che non c'è stato nessun attrezzo esterno che è stato utilizzato, lui ha utilizzato la mano per un rapporto amoroso consenziente della ragazza, nel corso del quale la ragazza ha riportato delle ferite, la cui dinamicità va recuperata e ricostruita attraverso più adeguati accertamenti medico-legali. Il problema è che agli atti c'è soltanto un accertamento medico-legale preliminare di due paginette fatte da un medico-legale presso l'ospedale dell'Aquila. Io credo che sia opportuno una verifica medico-legale più approfondita per verificare se effettivamente le ferite sono state il prodotto di un attrezzo esterno, come dice la procura, o di una mano, come ha riferito il ragazzo oggi in sede interrogatorio. Sono d'accordo con la stampa, con l'opinione pubblica. Se il ragazzo ha utilizzato l'attrezzo non è più un rapporto sessuale, si è andato oltre, però la prova dell'uso di un attrezzo va documentata e provata in una maniera più approfondita. Non ha chiamato in causa nessuno, poco in verità si è parlato di uno stupro di gruppo iniziale che non trova conforto in niente. Il ragazzo è stato l'unico ad aver avuto rapporto sessuale con la ragazza, gli altri commilitoni al momento dei fatti ballavano all'interno della discoteca. Grazie.